Abubakar Drame Neto, per tutti Abuba o posto giallo-rosso, il 17esimo brasiliano dei 18 approdati a Vibo dal 2000 ad oggi. Periodo di grande concentrazione di lavoro in palestra, vi rivedremo in campo martedì 9 marzo per gara 1 dei quarti di finale playoff con Monza. Appunto questo periodo importante per lavorare ma anche per fare dei consuntivi. Quindi, che stagione è stata a Bubba, riavvolgendo un po' il nastro, sia per la Tonno Callipo che per te a livello individuale? È una stagione buona, penso che anche individualmente come della squadra stiamo facendo un bello lavoro e penso che possiamo fare ancora di più. In questa tua seconda stagione a Vibo hai sicuramente confermato il tuo valore. C'è qualcuno che ti senti di dover ringraziare in particolare? Ah, penso che anche i miei compagni, anche l'allenatore, ho imparato tanto con lui, anche Nini, anche la società, tutte le persone che sono insieme qui con noi, con la squadra, ci mi ha aiutato tanto. Bene, ora testa ai playoff. Che cosa servirà per superare un avversario come Monza? Sappiamo che Monza è una squadra forte, che c'è il suo valore, ma penso che possiamo giocare bene contro loro e possiamo vincere. Penso che se facciamo bene le nostre cose, come la recessione e anche la battuta, possiamo fare una bella partita. Ecco, andando nel dettaglio, quali sono secondo te i punti di forza di Monza? Sicuramente l'opposto, che sta facendo una buona stagione, se possiamo fermare lui penso che possiamo vincere. Per quanto riguarda il tuo rendimento individuale, sei a ridosso dei primi 10 nella classifica generale degli schiacciatori, che effetto ti fa? Io non guardo tanto questa parte, io voglio sempre che mia squadra vince, io sono soddisfatto. Ma io penso di più alla squadra, se siamo bene in classifica, tutta la squadra per me già va bene. Che effetto ti fa aver contribuito a portare la Callipo al quinto posto in classifica, una posizione storica che non si era appunto mai verificata prima d'ora? Io mi sento felice di entrare nella storia della squadra, come squadra dove tutti i brasiliani che viene qui spiace tanto, io poter parlare con i miei amici che ha fatto una bella stagione qui, è molto buona. Ti senti di dire ai tifosi che possono continuare a sognare anche per i playoff? Sicuramente, stiamo lavorando tanto e loro sempre mancano noi in palazzetto, ma speriamo che ci vediamo presto in TV, in semifinale in palazzetto.